al primo punto all'ordine del giorno abbiamo il conferimento dello stemma della città, che è una delle civiche benemerenze che prevede il comune di Minerbio, al nostro concittadino Bruno Bolelli. Quindi senza ripartire da Adamo ed Eva, quindi fin dal primo premio alcuni anni fa, solo in questo mandato ricordo che abbiamo conferito alla cittadinanza onoraria a Pupi Avati, per appunto l'opera cinematografica che ha svolto nel comune di Minerbio, nel nostro territorio. Poi abbiamo conferito questo premio al nostro concittadino Nicola Armaroli per i suoi meriti scientifici e soprattutto di divulgazione scientifica. L'anno scorso, quindi per la terza volta, il premio fu dato all'altro nostro concittadino, il dottor Cesare Fantastini. Quest'anno la scelta è ricaduta su un altro nostro concittadino, altrettanto meritevole, che si è distinto in un campo nettamente distinto dai suoi predecessori, che è appunto il già ricordato Bruno Bolelli. Bruno Bolelli è nato nel 23 a Granarolo Emilia, quindi vi faccio fare a voi i conti su quanti anni abbia già Bruno Bolelli. Fra un po', quando lo sentiremo parlare, credo che ci sia solo da fare i complimenti per la lucidità, la capacità di giudizio che alla sua età, come dire, non più giovanissima, si porta dietro. Però dicevo, non è tanto il dato anagrafico, la cosa importante è che nel 1943, poco dopo l'8 settembre, Bruno fu fra quei cittadini italiani, fra quei giovani italiani, perché all'epoca aveva 20 anni, dico bene Bruno, un giorno 19. Più. Ecco, 19, quindi ancora meno. Dicevo, fu uno di quegli italiani, di quei giovani, che seppe fare la scelta giusta. Quindi in un momento davvero difficile, perché con il senno del poi, con tanti anni che la storia ci ha messo nel mezzo, è facile oggi giudicare con serenità di giudizio. Però in quel momento Bruno fu una persona che ebbe la lucidità, e aggiunga anche il cuore, di saper decidere di stare dalla parte della libertà, dalla parte della giustizia e dalla parte di chi sognava un'Italia libera e migliore, per opporsi sia a quelle che erano le dittature, sia a quello che era lo straniero che occupava il suolo della nostra Italia. Quindi Bruno è stato un partigiano dal 1943 al 1945, ricoprendo fra l'altro anche il ruolo di caposquadra, che ha operato nei primi anni, nel primo periodo della sua attività di partigiano qui, nella zona della bassa bolognese. Lui, dicevo prima, era di Granarolo, all'epoca operò appunto in quella zona, nel Minerbiese, nella zona ancora più a nord, e dopodiché si trasferì lui con i suoi compagni invece in collina, in particolare nelle colline della zona del Forlivese, di quell'area lì, dove operò fino al ricongiungimento, fino all'avanzamento della linea degli alleati, arrivarono a ricomprendere anche le zone nelle quali la sua brigata partigiana operava. Anche dopo il ricongiungimento con gli alleati continuò la sua attività, mettendosi a disposizione delle truppe che stavano liberando l'Italia, fino a far parte anche di quella, come dire, eroica cavalcata che verso il nord si spense fino nell'aprile del 45, fino al Veneto. Fra l'altro, vi direte, come faccio ad essere così preparato sulle vicende di Bruno? Ma perché Bruno qualche anno fa ci ha messo a disposizione un libricino, un libercolo nel senso del volume, che si chiama Ricordi di guerra 1942-1945, nel quale ricorda con semplicità, con chiarezza, ma soprattutto si legge tra le righe, con tanta passione, gli avvenimenti di quegli anni. E, fra l'altro, è un libricino molto semplice, molto veloce da leggere, ma che davvero è consigliato a tutti. E, fra l'altro, per tutti i consiglieri comunali che non ne avessero già una copia a disposizione, già fu distribuito tempo fa, se non ce l'avessero, ne abbiamo un po' di copie per darlo a chi eventualmente non l'avesse, però credo che ancora più significativo, tramite il figlio di Bruno siamo riusciti ad avere il PDF di questo libro, l'abbiamo pubblicato sul sito internet del comune, quindi è lì a disposizione perenne, diciamo così, di chi lo volesse vedere, con in più una piccola biografia, perché Bruno Bolelli è citato in diverse opere che raccontano la resistenza
in particolare bolognese, quindi nel libro di Arbizzani, molto famoso, nel lavoro di Bergonzini e in altre opere successive. Quindi nel nostro sito abbiamo, come dire, costruito una piccolissima bibliografia che faceva riferimento appunto a Bruno Boletti. Bene, io ho parlato anche troppo, nel senso che più che parlare io, è giusto chiamare qui di fianco a me Bruno stesso e dargli, come di consueto in questa occasione, la parola per dirci, per fare un suo breve, non voglio neanche chiamarlo discorso, diciamo, condividere con noi alcuni suoi pensieri, le riflessioni che vuole portare in questa sera. Quindi Bruno Bolelli, prego. Sono nato a Coatti Inferiore, da famiglia povera, antifascista. A 5 anni, alle 5 del mattino, mia madre mi portava nei campi a spigolare il grano. Mi doveva tenere sempre per mano perché cascavo dal sonno. Quando i contadini potavano gli alberi, andavo a raccogliere la legna che rimaneva, e quando eravamo ai campi e quando aravano i campi, erba medica, andavo a raccogliere le radici da bruciare nel camino. Spigolavo le patate rimaste dopo la raccolta e, servendomene di una pertica e di un uncino fissato sulla cima, andavo a raccogliere l'uva che era rimasta dalla vendemmia. Tutto questo era il modo per arrangiarsi e andare avanti. Mi ricordo poi che a Carnevale mi mettevo una maschera di tela fatta con tre buchi e andavo presso i contadini vicini a dire la zirudela, e che ancora ho in mente, e loro in cambio mi davano frittelle e crescentine. Devo dire la zirudela. Quanta era più cinen, abadeva trininen, adesca son più grandota invece poi. E un scappetto in mezzo all'era al padrone in corsa d'era, con un sacco di batterì al più grosso maltagrì. Ande ca sop galat, ande in clor, a trovare un pizzo a morte, al prese in la padella, ti codai la signora. Dunque, a 14 anni sono andato a fare il fattorino presso l'allora pasticceria Duperoni, in centro Bologna, via Altabella. A 17 anni ho lavorato come barista nella pasticceria che era di fronte al teatro comunale, facendo turni fino all'una di notte. Poi a 19 anni, nel settembre del 42, arrivò la chiamata alle armi. Iniziai la leva a Forlì durante una aiutante in fureria. Dopo 4 mesi fui trasferito a Terra del Sole, vicino a Castrocano, dentro un vecchio castello, e lì restai per 2 mesi. Dopodiché mi mandarono a Brandacupi, in Jugoslavia. Il viaggio in treno fu drammatico, perché io a quel periodo lì ero giovane, si sentivo tante cose brutte che attaccavano, e mi misero di dietro a fare la guardia proprio al treno. Allora avevo un po' di paura allora. E solo vicino a dunque. Dopodiché mandarono il pericolo per ogni momento, c'era pericolo in ogni momento di venire attaccato dalle brigate di Tito. E tutto intorno vedevo solo desolazione, morti e case bruciate. A Brodna eravamo dentro un fortino fatto di tronchi e dovevamo limitarci solo a vigilare, fortunatamente tutto andò liscio, senza attacchi o attentati, e mi limitai a svolgere la missione di soldato. Restai in Jugoslavia fino all'8 settembre 1943, quando il governo Mussolini fu sconfitto, l'esercito si sciolse e i Savoia scapparono vigliaccamente all'estero.
mentre veniva proclamato il governo Badoglio. A seguito di tutti questi fatti, i nostri comandanti decisero di abbandonare la Jugoslavia e rientrare in Italia. Non fu semplice perché, giunti a Fiume, i partigiani di Tito ci bloccarono impedendoci di perseguire. Venne fatto allora un incontro fra le due parti per trovare un accordo. Alla fine la scelta di lasciare loro tutte le nostre armi si rivelò positiva. Prima di partire un nostro generale ci parlò e ci spiegò che coloro che avessero scelto di tornare a casa avrebbero trovato solo fame e miseria, e quindi era meglio stare lì ad aspettare l'esercito tedesco per poi unirsi a loro. Ma questo proprio non mi andava, perciò assieme ad Alfredo Molinari decidemmo ugualmente di tornare a casa. Iniziò così il duro viaggio di ritorno, fatto soprattutto a piedi, attraversando campagne e vivendo di espedienti. Facevamo un'ora di marcia e 10 minuti di riposo. Era duro, ma per fortuna trovavamo anche chi ci aiutava, come una coppia di vecchietti che ci ospitò e divise con noi quel poco cibo che aveva. Brava gente! Giunti nei pressi di Trieste incontrammo due ragazze che ebbero il buon cuore di darci i vestiti dei loro fratelli per cambiarci dalla divisa militare che dava troppo nell'occhio. Nell'ultima parte del viaggio riuscimmo a prendere un treno sul quale sentivamo voci che dicevano una volta a Bologna ci avrebbero presi e arrestati. Perciò, arrivata alla stazione di Castelmaggiore, scesi subito dal treno, mentre il mio amico Alfredo, che abitava a San Benedetto Val di Sambro, volle rischiare e continuare il viaggio. Purtroppo non l'ha mai più visto né sentito. Attraverso i campi arrivai al mio paese, a Quarto Inferiore. Nei pressi incontrai il prete, che sorpreso mi riconobbe e per rincuorarmi mi disse che i miei cari stavano tutti bene. Nel cuore, in gola delle emozioni, corsi verso casa, mi mostrai e furono urla di gioia e abbracci. A non finire, non dimenticherò mai quei momenti. Nei giorni seguenti, a seguire, dovevo tenermi sempre nascosto il pericolo di venire preso e mandato in Germania, nei laghi era sempre presente. Assieme ad un gruppo formato da amici e parenti, decidemmo di organizzarci e darci alla macchia. Dovevamo arrangiarci da solo perché la resistenza non aveva ancora una sua struttura. Trovavamo un rifugio nascosto in mezzo alla campagna, avevamo solo 5 bombe a mano. Dopo qualche giorno ci fu il grande bombardamento americano sopra Bologna che distrusse molte case e la stazione. L'8 marzo 1944 ci fu una chiamata dell'esercito fascista della mia classe, 1923, e con essa anche il 1922-24. Ma io con altri 3 partigiani ci rifiutammo e ci riunimmo a Quarto Inferiore nella casa dei Gottardi, contadini che ci offrirono di ospitarci per qualche tempo. Da lì a Minervio, presso i Franceschi e poi a Marmotta per circa 2 mesi. Dovevamo affrontare scontri con i fascisti e tedeschi durante i quali alcuni dei nostri rimasero feriti e morti, altri uccisi. Abbiamo lottato contro i tedeschi per impedire loro di portare via le nostre mucche, i nostri cavalli e il grano anche. Abbiamo fatto saltare i binari del treno per sabotare le loro operazioni, sequestrato le 5 delle sfottrabbiatrici per impedire che ci rubassero il nostro grano, aiutato le donne negli scioperi contro la pressione fascista.
repressione fascista. Ai primi di agosto stavamo per essere accerchiati dall'esercito tedesco, perciò ci dirigemmo di nuovo a Quarto a piedi, dove assieme ad altri gruppi di partigiani abbiamo teso nascosto un cambio della TOP, camuffato col quale ci siamo diretti verso le montagne, sopra Imola, passando in mezzo a carri armati e soldati tedeschi. Giunti al Monte Bastia, ci siamo uniti alla 36esima Garibaldi. Una volta organizzati i raghi, iniziamo così l'offensiva sul Monte Fagiola, Monte Battaglia, Castellano, Monte Romano e altre cime, e che diventarono teatri continui di scontro con il nemico. Per agevolare le azioni di spostamento, perché c'era già il fronte proprio lì da noi, bisognava cercare di non farsi prendere. Per agevolare le azioni di spostamento fu deciso di sgranare la brigata, che era formata da ben 1200 uomini, in tanti piccoli gruppi di 14-15 partigiani, e infatti si rivelò un'ottima soluzione. Scontri dopo scontri nella boscaglia, sulle pendici dei monti, di notte e di giorno. Senza risparmiarci, siamo riusciti a conquistare le montagne che per noi avevano grande importanza strategica. Fu dura, ma la soddisfazione era tanta. Talvolta capitavano dei fatti anche curiosi, come quella volta che abbiamo cenato con minestroni di fagioli alla Fuligine, che ho scoperto dopo essersi formato dalla caduta nella zuppa della catena che sorreggeva il calderone, sopra il fuoco. Scrocchiavo un po', ma avevamo una fame che andava bene tutto. Oppure quella volta che io e l'amico Nerone decidemmo di fare un giro di ispezione, quando vedemmo arrivare verso di noi un soldato tedesco a cavallo. Ci siamo nascosti dietro a delle fascine e quanto fu vicino siamo usciti allo scoperto, bloccandogli i cavalli e con le armi spiegate intimandogli il maninastro. Disarcionai e con sorpresa notai che se l'era fatta sotto. Pensai, la paura è anche tedesca. In seguito la brigata venne divisa in 4 battaglioni. Uno si stanziò sul monte alla fine, 2 a Cadimalanca, nei pressi di Marradi, e il mio a Monte Battaglia. Nel frattempo l'avanzata americana era giunta nei pressi, fermandosi a solo 2 chilometri da noi. Riuscimmo a convincerla ad avanzare fino a noi, così potemmo consegnare loro le montagne conquistate. Così, mentre gli americani presidiavano le cime, noi partigiani ci siamo stabiliti da basso, a difesa delle incursioni tedesche. Famosa la battaglia del mulino della Carpa, durissima, ma alla fine uscimmo vincitori. Respinto a nord il nemico, il nostro battaglione si divise consegnando le armi agli americani. Poi fummo destinati prima a Scarperia, in Toscana, poi a Firenze, dove saputo del problema di Togliatti per l'arruolamento, proclama di Togliatti per l'arruolamento dell'esercito italiano, tutto il nostro battaglione aderì. Una parte della 36esima brigata finì così il suo corso. Nei seguenti ci istruirono all'uso di nuove armi da guerra, dopodiché venimmo trasferiti a Ravenna, nella divisione Cremona. Qui c'era il fronte tedesco che riuscimmo a sconfiggere ad Alfonsine. Ci mostrammo ancora con successo liberando, ci scontrammo ancora con successo liberando Adria, Massa Fiscaglia, Codigoro, Ariano Polesine, Corbole, Cavarzer, Codevigo, fino a raggiungere Venezia.
e il nostro battaglione per primo, superando anche le truppe inglesi, secondo il reggimento Cremona, rimase a Piave di Sacco per presidiare la base e i territori circostanti conquistati fino al 24 giugno 1945. Quando ci capitava di passare per i paesi liberati, spesso ci scambiavano per americani, ma poi quando si riconoscevano soldati italiani esplodevano in gioia a non finire. Un mese dopo il principe di Savoia, tornato intanto con la famiglia in Italia, decise di venire ad assistere alla sfilata della nostra divisione. Appesa la notizia, gli animi dei soldati divennero molto tesi per il ricordo ancora fresco della fuga all'estero dell'intera famiglia reale, lasciando l'esercito privo di comando alla mercé di fascisti e tedeschi. Per calmare gli animi e assicurare il normale svolgimento della sfilata, fu stabilito un accordo. Gli schieramenti sulla tenti sarebbero stati rispettati purché non venisse suonata la marcia reale. Tutto bene fino a metà percorso, quando all'improvviso l'inno venne suonato. A questo fece levare un fischio unanime di protesta da tutti i soldati schierati, indirizzati al monarca che li aveva traditi. Finì così la guerra, ma la situazione, che era già critica, peggiorava di giorno in giorno. Povertà, miseria, distruzione erano ovunque ed il malcontento generava il rischio di una guerra civile contro i fascisti e i monarchici, accusati di essere i responsabili di tutto quello scempio. Inoltre il ricordo delle stragi dei fascisti di Mastrabotto, Montesole e tante altre aveva seminato odio e rancore fra la gente. C'era assoluto bisogno di fare un nuovo governo e allora i partiti della resistenza, sia l'N, si accordarono e designarono De Gasperi, democristiano, presidente del Consiglio, Pietro Nenni, vicepresidente, Palmiro Togliatti, ministro della giustizia, e poi Romita, La Malfa, Corbino, Scocciamarro, Lombardi, Selva e Gronchi. Questo fu il governo che fu eletto. C'era inoltre da affrontare il problema della pacificazione. Si decise per il referendum repubblica o monarchia e vivevamo quei momenti con grande trepidazione. La sinistra era tutta per la Repubblica. La Democrazia Cristiana era divisa a metà. Intanto Vittorio Emanuele III abdicava in favore del figlio Umberto II. Il 2 giugno 1946 vide la vittoria della Repubblica con 12.717.923 voti, pari al 54,3%, contro il 45,7%, pari a 10.719.284 voti per la monarchia. Il 22 giugno il ministro della giustizia Togliatti proclamava un provvedimento di amnistia generale e di pacificazione che, per regolare i rapporti con il Vaticano e normalizzare la situazione generale ancora tesa e controversa, nel contempo in Sicilia la mafia la faceva da padrone. Il 1 maggio del 1947 il bandito Giuliano, al servizio dei potenti, ricevette l'ordine di sparare sui lavoratori che stavano manifestando. Alcuni vennero uccisi. Altre repressioni furono fatte a Reggio Emilia dal ministro Selva, che con l'intervento della CELA si lasciò dietro molti morti fra i lavoratori che manifestavano pacificamente in corteo solo per cercare di ottenere più diritti e migliori condizioni di vita.
nelle campagne i braccianti manifestavano facendo dei controscioperi, e cioè andando a lavorare con le carriole per raggiungere gli argini del Po e gli altri canali, nonostante gli venisse proibito. La Lega Coop di Granarolo volle contribuire e organizzò una rete di distribuzione per portare loro da mangiare. Poi ci fu l'attentato a Togliatti, che rimase seriamente ferito. Venne subito organizzato uno sciopero generale, durante il quale, per evitare eventuali disordini, lo stesso Togliatti, dal letto dell'ospedale, incitò tutti alla calma e non accettare provocazioni. C'era il pericolo di un intervento da parte dell'esercito americano e inglese, che ancora stavano presidiando il territorio. Dal 1945 in avanti ho visto la nascita di tante piccole feste dell'unità, in cui davo il mio contributo partecipando attivamente. Col passare degli anni ho visto ingrandirsi sempre di più, organizzarsi sempre meglio. Sono sparite le vecchie lampadine da piccole feste campagnole, sono diventate grandi distese di stelle con migliaia di persone che visitandole ogni giorno le fanno vivere. Capitava che mi prendessi le ferie per poter partecipare e dare il mio contributo alle feste nazionali che si svolgevano a volte lontano da Bologna. La prima fu a Torino, dove studenti, ingegneri, dottori, operai lavoravano insieme. Poi a Firenze, Modena, Venezia, Roma, fino a Catania, tutte queste città sono state, e dove subimmo un attentato da parte di un gruppo di dirigenti a Catania, un gruppo di delinquenti, credo fascisti, che hanno gettato all'interno della festa una bottiglia incendiaria. Per fortuna non scoppiò, ma creò tanta paura fra tutti noi che eravamo attenti a preparare le vivande. Di anno in anno siamo giunti ai giorni nostri. Devo dire grazie alla salute che mi ha accompagnato fin qua. Ora ho 90 anni, vedo la mia vita trascorsa come un libro di storia dove le pagine si succedono come si succedono gli anni, dove tanti episodi trascorsi e le persone care e gli amici conosciuti fanno parte dei miei ricordi più belli, che mi hanno accompagnato fino ai giorni nostri. Quello che avverrà ancora, beh, questa è un'altra storia. Un grazie affettuoso va a tutti e in particolare al Consiglio Comunale per l'onore che mi avete concesso nell'assegnarmi questa specie di riconoscenza. Tutto questo mi riempie il cuore. Grazie. Anche del tuo discorso, perché nel libro che ricordavo prima, giustamente perché era nello spirito di questi ricordi, ti sei fermato al 45, a pochi giorni dopo il 25 aprile, quando eravate a Piove di Sacco e nel Veneto. Invece in questo discorso sei andato avanti, hai ampliato l'orizzonte delle tue memorie. Quindi grazie. Fra l'altro sono contento di vedere che stasera al Consiglio Comunale sono intervenute davvero tante persone, davvero tanti tuoi amici, che credo sia forse la migliore dimostrazione dell'affetto che ti portano, venendo qui di persona ad assistere a questo tuo momento, a questo con il quale fa l'altro ci onore della tua presenza qui in Consiglio Comunale. E guarda, l'unica cosa che posso dire per chiosare il tuo discorso è che la bellezza della libertà che anche tu hai contribuito a darci sta proprio nel fatto che, così come siamo in tanti qui stasera a festeggiarti, c'è stato anche qualcuno che si è permesso di contestare
questa cosa, cioè è proprio questo il bello della libertà, che è così bella che anche a qualcuno a cui non gli piace, non glielo lasciamo dire, glielo lasciamo manifestare, capite? In questo sta la forza del discorso, e quel qualcuno non si rende conto che se non ci fosse stati Bruno Vodelli e tanti altri, loro sarebbero privi a non poter neanche manifestare questo loro dissenso, a dover invece semplicemente farli dire a qualcun altro. Questa è un po' la forza anche di quello che hai fatto tu, e soprattutto dobbiamo tutti quanti chiederci quotidianamente, nelle azioni che facciamo, nella nostra vita civile e ancora di più, visto che siamo qui, nella nostra vita istituzionale, se riusciamo ad essere all'altezza di quello che avete fatto voi nella vostra generazione in un momento così difficile, perché come dicevo prima è facile parlarne adesso quando voglio dire siamo tutti qui con una certa serenità, una certa agiatezza. È stato molto più difficile prendere certe decisioni e porre in essere anche certe azioni in quegli anni, quindi dicevo dobbiamo tutti chiederci se ne siamo all'altezza e se onoriamo quello che avete saputo fare all'epoca, la Costituzione che ci avete saputo dare e in generale l'assetto istituzionale che grazie a quegli anni c'è stato in Italia. Allora, carissimo Ulmine, a nome del Consiglio Comunale di Minervio ti conferisco il premio Stemma della Città. Cerimonia, i tanti amici che sono presenti qui stasera a questo bel momento hanno pensato di organizzare un piccolo rinfresco, quindi se i capigruppo sono d'accordo, ma mi sorprenderebbe il contrario, sospendiamo i lavori del Consiglio Comunale per una decina di minuti per partecipare tutti insieme al rinfresco. Quindi ancora grazie a tutti voi e soprattutto a Bruno. Grazie a voi altri. Bene.